Benvenuti a questo convegno sull'impatto dell'impresa sulla società, organizzato dalla Bologna Business School, da Impronta Etica e dalla Repubblica Affari e Finanza. Sono Ferdinando Giuliano, giornalista economico di Repubblica, e vi terrò compagnia per le prime parti di questo convegno, fino alle 6 circa, dopodiché passerò il testimone al direttore Mario Calabresi, che ci farà compagnia dalle 6 circa. Vorrei invitare subito qui sul palco Max Bergami, che è una delle figure portanti di questo convegno, il Dean della Bologna Business School. Benvenuto. E che darà inizio ai lavori con un intervento. Grazie, Fernando. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti al convegno L'impatto dell'impresa sulla società. Un saluto particolare a tutte le autorità, a tutti voi intervenuti, al rettore che sta impegnando l'università su questi temi e che subito, appena gli abbiamo lanciato l'idea di questo evento, l'ha supportata. A tutti i partecipanti e agli studenti di Bologna Business School, sono anche i miei studenti del mio corso, della magistrale. Ci siete? Ah, ci siete, meno male. E poi so anche che ci sono 50 ragazzi del liceo, da qualche parte. Eccoli là, benvenuti. Questo convegno direi che è dedicato a voi. Allora, saluto anche tutti i redattori, li ringrazio, sono troppo numerosi, come avete visto dal programma, per essere citati individualmente. Ai redattori dico che la vostra presenza qui è doppiamente importante, sia perché consente di svolgere una riflessione da tanti punti di vista diversi, ma anche perché così avete accettato di fare lo sforzo di venire per parlare pochi minuti a testa, visto il tempo a disposizione, e quindi grazie doppiamente per essere qui con noi. L'ultimo ringraziamento da parte di Bologna Business School e anche mia personalmente va al gruppo L'Espresso, ad Affari Finanza, alla Manzoni. Abbiamo iniziato questo percorso in primavera con un numero speciale di Affari Finanza che si intitolava Economia Giusta, che è uscito a giugno, e poi abbiamo proseguito in autunno ragionando su questo convegno, e devo dire che, al di là della potenza di fuoco che il gruppo L'Espresso ha messo in campo, ho trovato dei giornalisti molto attenti a questo tema, e credo che una corretta informazione su questi aspetti sia molto importante per creare una cultura della sostenibilità ampia. So che questo è un tema che sta anche molto a cuore al nostro amico Aaron Sherinian della UN Foundation, che è venuto appositamente da Washington per il nostro convegno. Welcome, Aaron. E credo che parlerà del tema del ruolo anche della responsabilità dei mezzi di informazione per creare una cultura su questi temi. Sulla nostra strada poi abbiamo incontrato anche Impronta Etica, che è un network che sta lavorando già da molti anni su questi temi, che casualmente stava organizzando per lo stesso giorno a Bologna un convegno sullo stesso tema. Allora è stato ovviamente naturale mettere insieme le forze, e poi abbiamo coinvolto altri come appunto la Fondazione delle Nazioni Unite, la Fondazione Serragnoli, Nomis, Bonindustria, e il fatto che gli organizzatori siano questi sostanzialmente è semplicemente dovuto al fatto che abbiamo corso per organizzare questo convegno, e credo che gli interlocutori potranno essere anche molti altri con cui proseguire questa riflessione da oggi a venire. Allora, da qualche anno assistiamo a una proliferazione di termini che hanno a che vedere con questi aspetti, no? Quindi corporate social responsibility, economia civile, economia sociale, business ethics, corporate philanthropy, corporate giving, social impact, sostenibilità, economia circolare, economia rigenerativa, economia giusta, potrei continuare. Allora, il fatto che si generino molte di queste etichette e che ci sia un po' questa rincorsa a generare nuovi termini, penso che sia evidentemente il segnale del fatto che questo è un tema che sta crescendo in termini di consapevolezza del fatto che è un tema importante.
Però quando si poi partono un pochino anche queste che sono talvolta un po' delle mode, si rischia di fare un po' di mettere tante cose insieme. Allora oggi noi parleremo sostanzialmente di due di queste cose, corporate social responsibility e sostenibilità, che sono in realtà due temi molto, molto collegati. Intorno al tema corporate social responsibility penso che ci sia un po' di confusione, soprattutto in un paese come il nostro, in cui le imprese sono di dimensioni piccole, di dimensioni medie, molto spesso a conduzione familiare. In altri contesti dove la CSR, la corporate social responsibility, può anche avere un impatto diretto sul valore dell'impresa, non necessariamente con una relazione positiva nel breve periodo, esiste una cultura molto più sviluppata che in Italia, se escludiamo le grandi imprese, mentre molto spesso per le imprese di dimensioni minori questo tema è lasciato un po' alla sensibilità dell'imprenditore che talora, diciamo, intorno alla corporate social responsibility si addensano anche un po' i progetti di filantropia aziendale o qualche volta di filantropia dell'imprenditore. Allora io credo che sia molto chiaro che oggi le imprese hanno una fortissima pressione competitiva e che questo spinga le prestazioni al massimo, con conseguenze che non sono soltanto in termini di performance economiche delle imprese, ma anche di conseguenze che vanno sull'ambiente in cui l'impresa vive e opera. Le imprese certamente producono ricchezza, generano innovazione, portano sviluppo, ma anche producono altri effetti. Non dico una cosa nuova, ricordando che il profitto in quanto tale non è evidentemente l'unico risultato dell'attività d'impresa e comunque oggi più che mai non è sufficiente da solo per legittimare quella che è l'attività d'impresa. Il problema, guardate, non è nuovo. Sono andato a cercare il primo contributo formale su questo tema, è del 1953, di un tale Howard Bowen, che con un libro dal titolo Social Responsibilities of the Businessman trattava qualcosa di cui già aveva iniziato Barnard negli anni 30 a occuparsi, e la prima indagine su quanto sia rilevante la responsabilità di chi si occupa di business è una indagine di Fortune del 46. Ecco, negli anni successivi, soprattutto negli anni 80, la letteratura economica e la letteratura aziendale, particolarmente di origine anglosassone, si è molto occupata di questo tema. Niente di nuovo, dunque. La cosa nuova, però, è che il tema della responsabilità, visto così dal punto di vista, se vogliamo, anche un po' filosofico, oggi si scontra fortemente, incrocia fortemente il tema della sostenibilità, e affrontare come la responsabilità e la sostenibilità possono essere coniugate è una roba urgente, qualcosa di urgente, probabilmente di qualche ordine di grandezza più urgente di quanto noi non percepiamo o di quanto noi in realtà facciamo seguire con le nostre azioni. Oltre all'Accademia si sono accorti di questo tema certamente i governi, le istituzioni sovranazionali, pensiamo agli obiettivi di sviluppo sostenibile, 193 paesi li hanno sottoscritti, i vari COP, quindi questi lavoro che anche la comunità internazionale sta cercando di svolgere, poi altri entreranno più nel merito su questi aspetti. Inoltre penso che sia un altro aspetto ancora da considerare, proprio per sottolineare la vastità e dell'impatto di questo tema. Se pensiamo e ci poniamo nella logica di misurare l'impatto dell'impresa sulla società, sarebbe parziale, un approccio parziale, se non considerassimo anche l'impatto della società sull'impresa, e in particolare in quella che ormai da tempo, come mi ha ricordato il collega Manes che vedo qui seduto davanti, è definita la società dei controlli. Beh, la moltiplicazione dei controlli interni ed esterni all'impresa, costituiti in forma societaria,
l'ipertrofia del sistema disciplinare, dei meccanismi di corresponsabilizzazione, la presenza di controlli anche esterni con misure particolarmente pesanti in qualche caso sta modificando il modo di operare delle imprese, che certamente perdono forse un po' di agilità nel dover assicurare anche quella che viene definita compliance. Si pensi a tutto il tema della 231, in cui in realtà poi, quando ci sono delle sentenze, l'impresa viene sempre, quasi sempre, i giudici ritengono che i modelli organizzativi non siano stati sufficienti o adeguati. Quindi c'è questo ulteriore aspetto che ritengo rilevante. Ecco, tornando al nostro tema principale, una distinzione molto rilevante penso che sia tra responsabilità sociale e filantropia aziendale. La responsabilità sociale d'impresa non è la filantropia aziendale. La responsabilità sociale la possiamo pensare come a un sistema di condotta, a un modo di comportarsi dell'impresa, che è integrato nel modello di business dell'impresa, che va al di là di quei temi di compliance e di rispetto delle regole di cui si parlava precedentemente. Ecco, questo approccio ha provocato un dibattito forte in questo periodo tra attività rivolte alla CSR che possono avere o meno un impatto sulla redditività aziendale, dividendo anche poi chi si occupa di ricerca su questi temi, tra chi pensa che occuparsi di corporate social responsibility possa avere un impatto non particolarmente positivo sul valore dell'impresa nel breve termine, ma che poi lo aiuti a sviluppare un valore nel lungo termine, e qualcun altro invece che lo ritiene irrilevante tutto sommato, e forse che ritiene anche un po' di tutte quelle azioni che rientrano nell'ambito della corporate social responsibility e che scivolano un po' sulla filantropia, come quello che viene definito greenwashing, cioè il tentativo di avere una sorta di filtro, modo di presentarsi più positivamente rispetto alle autorità, rispetto alla comunità finanziaria, rispetto ai consumatori. Ecco, nei contesti più evoluti, dove l'etica del business è passata da un piano valoriale a un piano operativo, si sono sviluppati molti strumenti, penso a quelli di certificazione, di rendicontazione e anche alle community, no, che si occupano un po' di questi temi. Spesso le attività di corporate social responsibility poi prendono anche in considerazione quelli che possono essere dei bisogni delle comunità in cui le imprese operano. E come dicevo prima, questo ci porta un po' verso la filantropia, e dove le imprese sono piccole, in paesi come l'Italia, forse verso la filantropia dell'imprenditore. Una riflessione seria su questo tema non può prescindere dalla distinzione tra responsabilità sociale di imprese e filantropia, e non può prescindere da una riflessione su cosa sia responsabilità, no? Quindi la responsabilità, che dal latino è la risposta, no? Il rispondere dei propri comportamenti rendendone ragione e accentandone le conseguenze dei propri comportamenti. Questo è un artista che abbiamo avuto alla Business School un paio d'anni fa, che ha lavorato con gli studenti su temi di project management, su temi di sostenibilità, e poi ha fatto tutta una serie di laboratori con gli studenti. Qui è molto chiaro, no, il tema della conseguenza, e in qualche modo non è una riflessione anche questa particolarmente nuova. Se noi andiamo... torniamo, non so, a Weber, ad esempio, tutto il tema dell'etica dei valori, dei principi rispetto all'etica delle conseguenze come due aspetti separati, ma poi anche chi si occupa di teoria delle decisioni, che guarda le decisioni prese secondo i valori, quindi secondo l'identità, e le decisioni prese considerando le conseguenze,
c'è un po' questo tentativo di distinguere, no? La responsabilità ha a che vedere con le conseguenze, però forse oggi è un po' più complesso, perché non è detto che sia così chiaro quali siano le conseguenze delle decisioni prese dalle imprese, che le imprese prendono. Quindi questa logica di conseguenzialità tra la decisione e la responsabilità rispetto alle conseguenze in qualche modo non può non incrociarsi con la logica che su un piano semplicemente analitico viene vista come alternativa, che è la logica invece dei valori. Quindi da una parte i valori, dalla parte le conseguenze, forse proprio per questo, perché non c'è più questa certezza tra le relazioni di causa-effetto, tra un'azione e una conseguenza. Penso ad esempio alla nostra business school, quando parlo di conseguenza delle proprie decisioni, ma con riferimento al business caratteristico. Noi adesso, senza entrare nel merito, perché non è questo un momento in cui vogliamo dirci che siamo bravi, però ad esempio noi ogni anno cerchiamo di sostenere molto gli studenti, sia attraverso borse di studio, sia attraverso i prestiti sull'onore. Io penso che questa sia una cosa buona, positiva, però è un progetto aggiuntivo. Penso che la nostra responsabilità centrale sia sull'attività caratteristica, su quello che facciamo, cioè se noi manteniamo la promessa che facciamo agli studenti. E questo è molto difficile, perché impegna quotidianamente e va certamente molto al di là di quelli che possono essere gli aspetti di rendicontazione della sostenibilità dei progetti d'impresa. Ho usato l'esempio della business school evidentemente perché non volevo riferirmi a nessun'altra impresa, a nessuna impresa in particolare. Credo che parlando di education ci sia anche un tema di diffondere una cultura legata alla sostenibilità, alla responsabilità, e che questo, ad esempio l'Università di Bologna si sta molto impegnando su questo, altri si stanno impegnando su questo, e anche la Business School cercherà e sta già avviando dei programmi, c'è un master sul green, ma nasceranno anche altre cose nel breve. Prima di concludere, volevo fare soltanto una chiosa. L'economia dell'innovazione, l'economia tra innovazione, sostenibilità e responsabilità è il cappello di questo primissimo, di questa apertura di questo nostro pomeriggio. Bene, io sono dalla parte di chi pensa che l'innovazione abbia sempre spinto lo sviluppo, non solo la crescita, ma lo sviluppo, anche se spesso abbia portato nuovi problemi. Penso che nel momento in cui ci occupiamo di sostenibilità e di responsabilità sia inevitabile porci anche delle domande su quello che sta per succedere con la rivoluzione digitale, perché l'impatto su quello che è il lavoro, così come noi lo immaginiamo, rischia di essere molto forte. Quindi io penso che questo sia un tema molto rilevante da aggiungere alla nostra agenda. Basta, semplicemente mi fermo qui. Adesso avremo 3 panel, dico solo 2 parole per spiegare come mai abbiamo articolato, quindi fare un po' di senso sull'articolazione del pomeriggio. Nel primo panel sentiremo un po' di testimonianze di imprese che saranno introdotte da uno studioso dell'Università Cattolica, che poi verrà presentato successivamente, che si occupa precisamente di questo tema e che quindi potrà fare uno scenario molto più strutturato e articolato di quanto non ho fatto io. Il secondo, a cura di Impronta Etica, cercherà di discutere come un sistema territoriale, come ad esempio Bologna, possa fare un'alleanza per cercare di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Poi nel terzo, dopo un'intervista a Milano a Romano Prodi, che mi ha chiesto di portarvi il suo saluto, ma è impegnato nell'inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Cagliari, ci sarà un panel coordinato dal direttore di Repubblica, a cui appunto avremo il nostro vicepresidente dell'ONU qui presente, l'arcivescovo Zuppi, il ministro Calenda e il direttore della ricerca Amer di Unilever. Concludo con Sant'Agostino.
Sant'Agostino, pensando al tempo, dice che sostanzialmente pensare al tempo in termini di passato, presente e futuro forse è un po' riduttivo, ma forse è più opportuno pensare in termini di presente del passato, di presente del presente e di presente del futuro. E queste tre specie di tempi, dice sempre l'autore, esistono in qualche modo nell'anima, non le vede altrove. Il presente del passato è la memoria, il presente del presente è la visione e il presente del futuro è l'attesa. Allora io credo che se insieme noi facciamo riferimento alla memoria e ci focalizziamo sulla visione del futuro che vogliamo avere e che si sta avvicinando, forse ci potremo attendere un buon futuro. Buon pomeriggio e buon convegno a tutti.